Vangelo secondo Matteo 14. Avendo udito questo, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, gli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. È il miracolo di Cristo per antonomasia. Cristo non cambia l'ordine delle cose, lo migliora. Onora cioè la sua missione sulla terra, aiutare gli uomini, salvarli, dà a loro da mangiare. E nel quadro una immensa turba di persone appare. Si vedono all'orizzonte veramente migliaia di uomini, molti sono vicinissimi a noi. È il momento della più alta felicità, del rapporto più potente del Cristo con i suoi discepoli e con l'umanità intera. Questo quadro immane dà un po' l'idea del fenomeno di massa, no? Della rappresentazione della massa popolare. Tra l'altro, è vero che quest'opera è stata fatta per un refettorio, quindi alla fine per un ambiente molto riservato, se vogliamo, però in realtà chi l'ha ordinata, chi l'ha commissionata, aveva un occhio molto attento alla comunicazione tra la classe dirigente e il popolo. La corte di Mantova, per esempio, è stata in quell'epoca una delle più importanti per la promozione del teatro, della musica, dello spettacolo. L'Orfeo di Monteverdi, che nella storia della musica è una pietra miliare, fu rappresentato lì a Mantova, poco prima che questo quadrone venisse concepito ed eseguito. E allora che cosa se ne può concludere? Che in quel momento storico, in quell'ambiente culturale, viene inventata l'idea dell'arte come fenomeno di massa? E insomma, sì e no. Intanto questa massa di popolo che noi vediamo rappresentata non guarda quasi per nulla l'attore principale, cioè Cristo, che sta operando il miracolo. È vero pure che in certi grandi fenomeni di massa del nostro tempo succede una cosa analoga. Che ne so, pensiamo, per restare nel campo musicale, i grandi concerti rock, le grandi adunate tipo Woodstock tantissimi anni fa. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk Quando noi andiamo a rivedere le immagini di Woodstock, ci accorgiamo che molti che partecipano a questo grande evento di massa, in realtà stanno tra di loro. Parlano tra loro, vivono delle loro esperienze personali per il solo fatto di essere lì, per poter dire io c'ero. L'opera d'arte è un attivatore della nostra stessa comunicazione, ci sollecita a comunicare con gli altri e quindi è un'esperienza in sé e anche una spinta, uno stimolo a vivere l'esperienza della vita secondo un principio artistico. È probabilmente questa l'idea che esce fuori da questo capolavoro impressionante e all'epoca modernissimo. La comunicazione, un problema che oggi ci interessa moltissimo, la comunicazione. Come si fa la comunicazione? Qual è il metodo migliore? Qual è? La preparazione del dipinto è costituita da una imprimitura bruno-rossa, il cui tono, risparmiato dalle velature a olio, è stato fondamentale per la resa cromatica del quadro.
Un dato interessante riguarda la liquidità della materia pittorica, sicuramente un olio, che doveva essere così elevata per permettere una straordinaria velocità di esecuzione, tale da causare persino delle scollature ben visibili sia sul panneggio giallo della prima figura di sinistra che sul piede della seconda, estesamente rigato di rosso. Così la restauratrice Chiara Ceriotti nel 1996 spiegava la tecnica pittorica di Domenico Fetti. È una stesura velocissima e densissima e si nota come Fetti alterna l'uso di un pennello largo, grande, a pennelli minuziosissimi, piccolissimi. E così ecco come escono fuori queste fisionomie meravigliose, come questi due fanciulli ridenti, sovrastati da un personaggio cupissimo che quasi sembra rivolgersi all'osservatore per dire qualche cosa che noi non sapremo mai. Ma poi avanziamo nel quadro e ci accorgiamo che la figura che ci è più vicina è il cane. Nessuno degli esseri umani rappresentati nel quadro, Cristo compreso, è così incombente su di noi. È proprio quello che ci guarda e ci fa entrare nel quadro. Ed è impressionante il contrasto tra il volto e il suo stesso corpo, che abbiamo l'impressione di vedere perfettamente, che praticamente non c'è, non è dipinto. Fetti arriva al punto di abbozzare appena certe parti del quadro, che pure arrivano a noi con una evidenza impressionante. E basta confrontare la manica di questa Befana qui sopra, che è dipinta come se neanche esistesse, come se neanche esistesse una forma perfettamente definita, eppure è perfettamente definita nel nostro occhio. È praticamente l'origine di quella che poi sarà la grande pittura spagnola del Seicento. Qui è come se fosse Velázquez che sta dipingendo, ma quando Fetti ha dipinto questo quadro, Velázquez non esisteva ancora. Bisognerà arrivare a Goya nella pittura spagnola, a Manet nella pittura francese nell'Ottocento, per avere un modo di fare analogo a questo. Se ci spostiamo al centro del quadro, la cosa è ancora più evidente. Questo ragazzino che sta contemplando il Cristo che riceve i pani e i pesci è addirittura sbozzato. Se noi facessimo vedere questo dettaglio a un esperto, un conoscitore d'arte, e gli chiedessimo che epoca è, non tanto che autore è, potrebbe dire è la fine dell'Ottocento. Magari in Italia, un pittore italiano, un pittore che so dell'epoca d'Annunziana, un Francesco Paolo Michetti, e invece è Domenico Fetti nel 1618-19, molto prima che si possa parlare di arte barocca. E in un certo senso potremmo dire questo, specie se osserviamo ancora meglio le figure che seguono subito dopo, quella della donna malinconica e quello dell'anziana che la consola, anche loro potentemente sbozzate e nello stesso tempo raffinatamente definite. Potremmo dire che Fetti era arrivato all'idea che non vi è una differenza tra l'abbozzo, il bozzetto, la preparazione dell'opera d'arte e l'opera d'arte compiuta, un principio che l'arte europea concepirà soltanto appunto in età romantica. L'opera d'arte non è mai né perfettamente compiuta né incompiuta. È il momento in cui l'artista ha deciso di staccare il pennello dalla tela e proclama la conclusione dell'opera. Una conclusione che è ancora sovraccarica della foga, dell'impulso, del sentimento. E questo poi rifugge al massimo grado nella definizione della folla lontana, che è dipinta come se fosse un filamento di luce che va verso l'infinito, un orizzonte infinito, in cui noi vediamo e non vediamo, crediamo di vedere e in realtà non ci arriva niente di definito. Però sul bordo estremo una figura sbozzata anche quella, ma con un'energia, un vigore quasi fosco, è molto probabilmente l'autoritratto del pittore. E sotto chiude la composizione una figura inquietante e indefinibile, un bambino riverso, come malato,
che però guarda, sbircia verso di noi, come se si sforzasse di vedere noi che ci sforziamo di vedere lui. L'opera d'arte, una specie di lotta tra chi la fa e chi vi si accosta. Domenico Fetti aveva una trentina d'anni quando ha dipinto questo lunettone. 1618-19 è la data che gli studiosi più o meno attribuiscono all'opera. Fetti era nato 30 anni prima, era romano, ma la sua grande attività si svolge tutta a Mantova. Lo porta con sé a Mantova Ferdinando Gonzaga, che era stato cardinale e poi diventa duca di Mantova. E lui esegue quest'opera e tante altre per la corte di Mantova. Qui, ad esempio, ha dipinto Anton Maria Viani, un architetto e pittore celeberrimo in quel tempo, che presenta a Margherita Gonzaga un modello di una chiesa. Questa chiesa e convento era la chiesa e il convento di Sant'Orsola. Domenico Fetti è stato uno degli artisti di riferimento, diremmo oggi, della corte gonzaghesca, della corte mantovana. Lavora per tutti i membri della famiglia, fa opere magnifiche. Il grande lunettone della moltiplicazione dei pani e dei pesci viene fatto proprio per Sant'Orsola, per questo convento, per il refettorio. Poi, per una serie di vicende storiche, è approdato qui, nel museo del Palazzo Ducale di Mantova. Ma nasce come un'opera destinata alla meditazione, alla ricerca, alle inchieste culturali che Margherita Gonzaga aveva fortemente stimolato. Era un ambiente di grandi intellettuali. Effetti, vi si cala dentro. Vi starà una decina d'anni, dal 1613, quando lascia Roma, al 1622, quando deve lasciare Mantova a seguito di un oscurissimo episodio, una drammatica lite in cui incappò con un religioso. Scappa e va a Venezia, dove viene accolto con tutti gli onori, ma muore poco dopo, giovanissimo. Un altro artista romano, un secolo prima, e le strane coincidenze della storia, si era rifugiato a Mantova, a sua volta, per scappare da uno scandalo gravissimo che era successo a Roma. E gli era andata bene, è Giulio Romano, il grande allievo di Raffaello, gli era andata bene a Giulio Romano perché era scappato da Roma e poi a Mantova aveva trovato un'accoglienza trionfale, tant'è vero che il Palazzo Tè di Mantova, quella meravigliosa residenza, l'ha fatta tutta lui, l'ha fatta Giulio Romano. Se vediamo le immagini per le quali Giulio Romano dovette scappare da Roma, che non lo so se il Fetti ha visto queste immagini, perché Giulio Romano praticamente aveva illustrato un libro pornografico, i modi che praticamente, cioè, rappresentano tutte le posizioni che in effetti anche alcune, devo dire, ecco, se vediamo alcune un po' anche difficili, insomma, però ne sapevano più di Giulio Romano, naturalmente, i vari, questo però magari lo mettiamo, i vari bacchettoni, eccetera, però naturalmente lo scandalo sessuale è sempre di moda, funziona sempre. E la ruota della storia gira, Giulio Romano muore, passa più di una generazione e all'inizio del Seicento, qualche anno prima che Fetti arriva a Mantova un artista fiammingo molto amante dell'arte di Giulio Romano, e questo artista che impara da Giulio Romano e si collega con Fetti è Pietro Paolo Rubens. Fetti arriva a Mantova, vede l'enorme pala d'altare che Rubens ha dipinto nel 1604-5 per la famiglia Gonzaga, quadro immenso che rappresenta ben tre generazioni dei Gonzaga che sono tutti in adorazione della Santissima Trinità. Quadro che oggi è conservato, però è conservato in un modo paradossale, perché per motivi assolutamente assurdi, se vogliamo, ma insomma nel 1801 questa immensa pala di Rubens venne tolta e tagliata
era troppo grande, non entrava più in una nuova sistemazione. E poi i pezzi più grandi furono riassemblati, ma era un modo assurdo, e i pezzi più piccoli buttati oppure venduti. E ogni tanto, ancora oggi, riemerge qualche frammento di questa pala. Oggi, al Palazzo Ducale di Mantova, quello che rimane della pala di Rubens si può vedere, è una cosa spettacolare. In fondo, in una composizione come questa di Fetti, c'è alla lontana ancora una percezione della struttura rinascimentale, no? In qualche modo. Ma senz'altro, cioè, diciamo così, una griglia prospettica che è soggiace a tutte le opere dalla metà del 400 in poi. Certo. Qui naturalmente non c'è architettura, però c'è un'idea architettonica latente, per senz'altro, così dire. Senz'altro, altrimenti non sarebbe collocabile dal punto di vista storico, credo. Certo, adesso. Certo. Per dir questo, andare verso una dimensione più legata al rapporto che c'è tra pittura illusiva e architettura, ricordiamoci che tutti gli architetti del periodo rinascimentale, post-brunelleschiano, si sono cimentati sia nella pittura che nell'architettura attraverso un gioco che poi è il gioco della scenografia, diciamo così, no? Del fondale scenografico. E questa dicotomia, questo passaggio, questa problematica del rapporto fra l'uno e l'altro è una sorta di contraddizione in nuce all'interno dell'architettura rinascimentale che potrà sfociare solo successivamente nel periodo del barocco. Quando questi aspetti si ricompongono. E guarda quanto è interessante il fatto che un pittore come Fetti è esattamente a metà strada tra lo spirito rinascimentale bramantesco, che lo precede di 100 anni più o meno, e il grande motore del barocco che viene dopo e che però in qualche modo lui già, come dire, intravede. Cioè, è leggibile questa cosa. Sì. E infatti nel barocco come se ne esce fuori da questa dimensione, cioè il rapporto tra una visione prospettica, diciamo così, statica e una visione, chiamiamola così, pesante della geometria? Attraverso il movimento del fruitore. Però devono fare una cosa importante, cioè nel senso, per poter muovere questo osservatore lo devono sorprendere. Qui in questa strada di Roma ci troviamo di fronte a questa bella facciata e noi dobbiamo identificarla come un capolavoro dell'architettura. Per far ciò prima ci appare un'immagine e questa immagine la dobbiamo rendere nota a noi stessi. Dopodiché ci avviciniamo e cerchiamo di comprenderla meglio questa immagine che abbiamo. E già, è meglio che vuol dire? Vuol dire attaccarci alle cose che noi conosciamo, ossia alla geometria semplice, agli elementi conosciuti. Per esempio il fatto che questa sia scomponibile in tanti pezzi e parti, riconoscere quali altri pezzi sono ricomposti in altre architetture. E già, ecco il punto cruciale. Infatti se tu guardi questa immagine così, potremmo entrare dentro questa immagine e riconoscere un'altra architettura nota, è nota anche a Pietro da Cortona che ha realizzato questo capolavoro dell'architettura, ossia il tempietto di San Pietro in Montorio. Io in questa sequenza di immagini... Hai fatto proprio il passaggio progressivo. Il passaggio, come se, cioè, dentro ci fosse. Si parte dalla facciata della pace a mano scompare il tempietto di San Pietro in Montorio. E spare il tempietto di San Pietro in Montorio perché noi possiamo dire che a livello percettivo Pietro da Cortona poteva averlo assunto come riconoscimento in architettura. Lo sappiamo, il tempietto di San Pietro Montorio era già dentro i manuali di architettura, per cui era un passo inevitabile poter accedere alla professione dell'architetto, conoscere il tempietto. Ed ecco il tempietto di San Pietro in Montorio, l'opera del Bramante. Siamo tornati indietro di 150 anni. Si è a vedere qualcosa che in qualche modo riemerge, cioè riemergeva già da prima, cioè il fatto che noi potessimo vedere un'architettura rendendoci conto della sua geometria di base da un punto di vista privilegiato. Già. Noi venendo qua vediamo il tempietto e lo assumiamo, cioè ce ne appropriamo in tutti i suoi aspetti, proprio perché di base riconosciamo una geometria, riconosciamo gli elementi semplici di base, cioè infatti le colonne tutto intorno, eccole qua, e non ci aspettiamo nulla di diverso da quello che noi vediamo. Eh già.
Quindi praticamente noi possiamo benissimo girare intorno al tempietto, per così dire, ma non cambia però... Non ci aspettiamo sorprese. Ecco, non c'è sorpresa. Non c'è... Invece nell'architettura di Pietro da Cortona, questa sorpresa, questa attrattiva, doveva essere concessa ogni volta che il fruitore faceva un passo intorno. Per cui si tratta di molteplici punti di vista che nel barocco sono... E diciamo, invece questo è uno. Invece questo rimane uno. Consideriamo però questo aspetto, che sarebbe concesso a noi l'esperienza di vedere intorno il tempietto, e forse diciamo la completezza dell'architettura, dell'esperienza di architettura, è necessario e doveroso questo, ma il problema è questo: quanti elementi, quanti dati in più riceveremmo per comprenderla? Allora, si tratta pure che l'architettura, sappiamo benissimo che c'è un uso, una funzione, noi la dobbiamo toccare, dobbiamo entrarci dentro, dovremmo essere invitati ad entrare dentro, ma siamo invitati ad entrare dentro in questo tempietto così piccolo? Mi pare di no, Bruno, perché è chiuso. Abbiamo chiuso, per cui il problema quindi, è questo. Allora lasciamo perdere. Oltre a tutto, filosoficamente siamo a posto. La moltiplicazione dei pani e dei pesci è un'epopea da un certo punto di vista, ma in realtà è un'elegia, potremmo dire, servendoci di termini letterari. Effetti sembra uno che ha di mira di penetrare in una più profonda cognizione delle cose, quasi a svelare certe illusioni che noi ci facciamo, soprattutto nel campo religioso. La folla che vediamo qui non sembra promanare gioia, felicità, tutt'altro. Si vedono persone meste, pensierose, tristi, titubanti. Ma cosa è successo? E in effetti, dove sono nel quadro tutti questi pani e tutti questi pesci? Se ne vedono due, tre. Ma allora qual è il senso dell'opera? L'esaltazione del miracolo? La gioia, la felicità, il momento supremo della presenza di Cristo in terra, o non piuttosto il dubbio, la perplessità, l'ombra che cala sull'evento. È come se fosse la forma visiva della grande meditazione del principe di Danimarca, il principe Amleto. Essere o non essere? Questo è il problema, dice. Il problema, cioè usa un termine di carattere scientifico-matematico, il problema. Filosofico naturalmente. È curioso pensare che una sorta di allievo ideale, di discendente ideale del principe di Danimarca, che è Kierkegaard, un grande filosofo danese, ha riproposto dopo tanti anni all'attenzione di noi tutti questo tipo di problema, cioè: ma che cosa ci interessa davvero? Quello che vediamo, l'essere, o quel non essere che è la religione e la metafisica che tutti noi speriamo. Speriamo, guarda un po', paradossalmente, che il non essere ci sia. Il dramma della storia del mondo, dice Kierkegaard, si svolge in modo infinitamente lento. Perché Dio non si affretta, se è solo questo che vuole? Cioè, vuole portarci nella vita eterna, no? Vuole farci uscire dai dolori del mondo e portarci nel regno dei cieli. Ma là, perché non lo fa subito? Che longanimità priva di senso drammatico, o piuttosto che prosaico e noioso tirare in lungo. È bello come Kierkegaard conversa con Dio. E se è solo questo che vuole, che orrore profondere come un tiranno miriade di vite umane. E Kierkegaard dice: che cos'è un poeta, dunque? Un uomo infelice che reca nel cuore cocenti dolori, ma le cui labbra mandano alti sospiri che risuonano all'orecchio estraneo come una bella musica. Ecco perché poi al poeta gli viene la malinconia, gli viene lo spleen. Quand le ciel, bas et lourd, pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant, en proie aux longues ennuis,
e che dell'orizzonte abbracciando quando il cielo s'abbassa greve come un coperchio sull'anima che geme di tedini interrotti e del tetro orizzonte schiaccia l'intero cerchio dandoci un chiaror nero più triste delle notti quando la terra è tutta una segreta umida e la speranza va, simile a un pipistrello, sbatacchiando sui muri quella sua ala timida, su soffitti marciti, spaccandosi il cervello. Quando la pioggia tende i suoi righi infiniti, imitando le sbarre d'una vasta prigione, ed un popolo muto di ragnacci aborriti, dentro i nostri cervelli le sue reti dispone. Delle campane saltano d'un tratto furioso e lanciano su in cielo un tumulto demente, come spatriati spiriti sempre senza riposo, che si mettano a gemere incoercibilmente. Allora, questa è una traduzione in rima, diciamo, seguendo il ritmo delle rime di Baudelaire di Spleen. Com'è Spleen? Beh, intanto il più grande poeta francese usa una parola inglese che tutti capiamo, peraltro, no? Spleen è questa malinconia, la bile, è una malinconia senza oggetto, però. E spleen, però, significa appunto che la malattia inglese, veniva considerata una malattia inglese, la malinconia. Ah, c'erano delle malattie specificamente inglesi? I vapori sono inglesi, sono malinconici gli inglesi, perché i francesi sono più vispi. No? Cioè, Baudelaire di suo era malinconico o era vispo? Diciamo? Lui era un dandy, quindi era di ghiaccio, non esprimeva mai sentimenti, anche le sue poesie, anche quelle proprio più tenere, perché poi è un uomo che si faceva molto carico delle, dei diseredati, diciamo. Però esprime sempre tutto in questa forma che abbiamo detto, proprio impeccabile, con questi ritmi. Beh, è un dandy, quindi, in effetti. Senti, I fiori del male... è 1857 più o meno, e poi viene anche un po' rivisto, ma comunque adesso a parte questo, è una data, gli anni 50, insomma dell'Ottocento, è un, non lo so, ho la vaga idea che sia un momento di grandi fervori, no? È importantissima perché c'erano state tante rivoluzioni, proprio tante. Allora, questa poesia che effettivamente è la poesia di una malinconia, di uno spleen, che non è una malattia interiore, non è una noia intima, già. È la città, è la noia di una città. Di una città. O di un'immagine, no? Quando il cielo è basso, quando piove e le strisce, i nastri della pioggia sono come delle sbarre di una prigione. Cioè, è veramente una malinconia di un luogo. E in che misura, certo che in questo caso certo è Parigi, ma in che misura la poesia diventa una grande consolazione, un grande esorcismo di questa vita che invece è costretta, è dolente e che però induce il poeta a esprimersi in modo dolente e tuttavia anche, non so, mi sembra perlomeno, pacificatore, mi sembra, cioè, ha qualche cosa da insegnare agli uomini, no? Beh, c'è molto a che vedere tutto questo appunto con le rivoluzioni, perché c'è stato il 1789, il 1830, il 48, il famoso 48. Già. Quindi che cosa fanno le grandi menti dei governanti di Parigi? Abbattono le strade, perché con le strade si facevano le barricate, con le strade medievali piccole, bastava buttare dalla finestra due materassi e due sedie e si poteva poi ripararsi e sparare poi alle truppe. Quindi fanno delle grandi vie, dei grandi viali, no? Perché c'era una città ormai aperta e quindi diventa un cantiere questa città. E Baudelaire lamenta questo perché dice la città si evolve più velocemente del cuore di un mortale. Lui rimane legato sentimentalmente al mondo del passato e proprio per questo vede con più lucidità, con un modo con colori aspri, vede il moderno che è l'oggetto però della sua poesia. E infatti quando Cristo fa il miracolo dei pani e dei pesci, fa uscire la gente della città, li raduna fuori e lì comunica e lì emerge, diciamo,
il poeta dolente, perché poi in qualche modo Cristo è anche un po' un poeta, se vogliamo, perlomeno nella scrittura dei Vangeli, e tira fuori dalle persone il loro dolore, la loro prostrazione, anche se in verità fa questo miracolo per cui gli dà da mangiare, no? Da mangiare, quindi questo dovrebbe farli sentire meglio. Però guarda caso nel quadro di Fetti nessuno mangia, anzi stanno tutti così, i pani moltiplicati, i pesci moltiplicati non ci sono, non si vedono. E in realtà quello che si vede è lo spleen, è una sorta di malinconia per cui poi a questa felicità, a questo regno dei cieli, a questa beatitudine non sembra che si pervenga. In mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei. Paolo, grazie. Vedo che hai potuto sviscerare un po' la... Ho lavorato per te, grazie. Ma anche per me, perché è stata una ricerca molto interessante. Che la malinconia colpisce prima o poi tutti gli esseri umani. Vabbè, quello penso. E la differenza forse con la melanconia è che la malinconia non ha esiti positivi, mentre la melanconia ci dà la possibilità anche di essere creativi. Per esempio, il segno forse più malinconico dello zodiaco è il segno del cancro. Però la malinconia dei cancro è una malinconia positiva, è una malinconia creativa. Ti potrei parlare di Giacomo Leopardi, che diceva, scriveva, il naufragar m'è dolce in questo mare. Oppure anche Proust, che era alla ricerca del tempo perduto, un altro appartenente al segno del cancro, un altro grande scrittore, che utilizza la memoria come mezzo per forse staccarsi dal presente. E la memoria è una cosa molto importante per i cancro, che spesso guardano più al passato che al presente. La memoria, certo. E poi Gustav Mahler, per il quale io nutro una passione particolare, il grande compositore. Anch'io devo dire. E certo, oggi potremmo dire che componeva opere tristi. Io non trovo che sia triste un leader di Mahler, a me dà molta serenità dopo averlo ascoltato. Anche a me. Però è vero che... Certo, la base di partenza è, si potrebbe dire, rattristante. È un romanticismo decadente, pensi anche ai Kinder Totten Lieder, i leader dei bambini morti, la traduzione è questa, oppure il canto della terra. Allora tu potresti dirmi, ma qualsiasi persona può elaborare una sofferenza e uscirne tutto sommato vincente, lasciandoci opere che possiamo utilizzare, leggere, vedere, ascoltare per anni. Non è sempre così. Penso a Van Gogh. Ah beh, capirai, l'esempio degli esempi. Ecco, Van Gogh è molto diretto nella sua espressione, nella sua disperazione. E anche, insomma, la sua fine la conosciamo. Certo, tragicissima. Tragicissima, suicida. Lui è un ariete. L'ariete governato da Marte. Marte è pianeta che in astrologia rappresenta la guerra, la battaglia. Tu mi devi osservare, tu mi devi capire, io devo vincere, io devo avere pubblico. È un problema che tutto sommato ebbe anche Luigi Tenco, ariete, che anche lui ebbe purtroppo una tragica fine, perché si sentiva incompreso. Lui scrisse: io ho avuto un pubblico, gli ho dedicato inutilmente 5 anni della mia vita, ma appunto nonostante l'avessi amato non mi ha dato retta e quindi la faccio finita. Vedi che è un'interpretazione diversa della malinconia, perché mentre i cancro la elaborano creativamente, per l'ariete è questione di vita o di morte, è il desiderio di imporsi che è che tipico. Può portare alla morte, certo. D'altronde l'ariete è un segno di fuoco. Ah già, certo, quindi... Poi ho pensato a te. Ti ringrazio. Vergine. Vabbè, tu sei della Vergine. Sì, lo so. Dobbiamo dirlo. Quindi... No, dobbiamo, anzi. E penso invece all'analisi della malinconia e della melanconia. Quello che sto tentando di fare. Mi hai chiamato per capire qualcosa. È così. Troppo buono. No, beh, è così. Quindi vedi, l'ariete impetuoso, il cancro riflessivo, quasi non vuole uscire dalle acque, diciamo, di questa malinconia che lo coinvolge, il Vergine la analizza. Goethe, che era del segno della Vergine. Sì, mio collega astrologicamente parlando. Certo. La malinconia è l'incapacità di amare la ripetizione che scandisce la nostra esistenza, le stagioni, il giorno e la notte. Quindi, analisi della Vergine, molto razionale, la ripetizione, l'ossessione della ripetizione, il desiderio di ordinare, di organizzare, e tutto sommato la malinconia è proprio
l'incapacità di mettere in ordine tutto quello che ci coinvolge. Ti posso garantire che mentre dicevi queste cose mi sembrava di guardarmi allo specchio, quindi che sono, ti sto facendo un'analisi psicologica. Sì, tutto sommato, direi, ma comunque... O Tolstoi, anche lui del Segno della Vergine, citazione, un desiderio di desideri, la malinconia. Comunque, come vedi, da parte di questi grandi letterati della Vergine c'è il desiderio di definirla, questa malinconia, non di viverla per produrre qualcosa, né di contrastarla fino al punto di dare a se stessi diciamo una fine tragica. E poi ecco un'altra cosa che ho notato in questa mia piccola ricerca, che spero ti piaccia, mi darai un buon voto. Sono, no, diciamo, io non essendo voti. Professore non posso dare voti. Va bene, allora diciamo che penso a Durer, alla melanconia. E non entro nel dettaglio artistico perché non sarei in grado, però lui era Gemelli, ed ecco che vedi la melanconia sotto forma di gioco, perché al di fuori delle varie interpretazioni che puoi dare di questo quadro, tu sai meglio di me che è pieno di riferimenti. Ah sì, non c'è dubbio. È una sorta di puzzle, di rebus. È vero, è un rebus proprio. E i Gemelli sono il segno del gioco, il segno della scoperta, della curiosità. Sai che... sono partito per questa indagine da un quadro dove ci sono immagini di melanconia meravigliose di un pittore seicentesco, Domenico Fetti, che non è famosissimo, ma che a giudizio mio è molto importante. Beh, lo sai che ho rovistato tutti i libri prima di incontrarti, non si sa esattamente la data di nascita. Cioè, così non gli si può fare l'oroscopo, è possibile. Però possiamo dare un consiglio audio. Se vuoi ascoltare la melanconia o la malinconia, lo diamo anche a tutti quelli che ci ascoltano in questo momento, perché si sa che ci stanno ascoltando, riprendendo. Ammetto che si sa. Io ascolterei di Handel, da Alcina, Mi restano le lacrime. È un'aria assolutamente meravigliosa, ed è forse la dimensione Handel pesci, quindi un altro segno d'acqua, elaborazione musicale questa volta. Sono tanti gli artisti nati sotto il segno dei pesci, te ne potrei nominare anche di recenti come, non so, Dalla, Battisti, altri, oppure Vivaldi, tornando al passato. Dai, Handel e Lucio Battisti sono dello stesso segno, ma è incredibile. Ma e allora Battisti, rivolgendosi a Handel, gli avrebbe potuto dire: chiamale se vuoi emozioni. E Handel avrebbe risposto: e mi restano le lacrime. Si racconta che il grande pittore Giorgio De Chirico avesse avuto l'idea di quella che poi si chiamerà la pittura metafisica, dopo una malattia, improvvisamente alla percezione della possibilità di rappresentare il proprio stato d'animo in un'immagine pittorica. E questo stato d'animo è lo stare meglio, il sentirsi meglio. Così nascono delle immagini che rappresentano uno stato di salute recuperata. Però questa salute è come se ci avesse isolato dal mondo. I quadri metafisici rappresentano piazze deserte, spazi silenziosi. E si racconta che una trentina d'anni dopo, gli architetti che hanno concepito l'Eur si siano ispirati a quelle pitture, a quegli spazi vuoti e silenziosi di De Chirico. Questi edifici, in effetti, assomigliano un po' a quelli fantasiosi dipinti da De Chirico e sono vuoti, apparentemente. Questo inquieta un po'. Nel quadro di Fetti all'Accademia di Venezia ritorna l'immagine della donna malinconica. La donna medita, forse soffre in realtà. Nessuno può sapere qual è il sentimento che è in quella testa. E ricompare anche il cane che guarda gli spettatori. Era stato creato il modello dell'immagine della malinconia da Albrecht Dürer, il grande artista tedesco.
vissuto tra il 400 e il primo 500, in una stampa famosissima, che reca proprio il nome Melancolia, Melanconia. Sono stati versati fiumi di inchiostro per capire che cosa Dürer avesse voluto significare in quella stampa, che è peraltro bellissima. Una specie di angelo caduto che medita tristemente su una dimensione apparentemente di impotenza. Accanto una miriade di simboli molto difficili a comprendere, aritmetici, matematici, geometrici, simbolici in senso lato, naturalmente. Cosa vogliono significare? Molto difficile saperlo. Però il punto fondamentale della questione è che lo stato d'animo della malinconia corrisponde in qualche modo al primo grado dell'operazione alchemica, il lavoro dell'alchimista, il quale trasforma o pensa di poter trasformare una materia cupa, oscura, pesante, priva di ogni traccia di spiritualità, nella materia più carica invece di bellezza, di sapienza, di spiritualità, l'oro. È una immaginazione, ovvio, un'immaginazione però a cui corrisponde un pensiero profondo. Il melanconico è come l'alchimista che sta cominciando l'operazione. È tutto immerso dentro di sé, dentro la sua mente, e ha la sensazione di non capire se vive nella dimensione del tragico o del comico. Com'è la vita in buona sostanza? E però, ponendosi questo quesito, comincia a elaborare, a creare. È dunque il poeta, è dunque l'artista, è colui il quale arriverà a proporre poi a tutti gli uomini una idea, un concetto, un'immagine, un'opera d'arte in cui si scarica questa tensione che appartiene a tutti noi. L'artista è un privilegiato da un lato e dall'altro è un sofferente. E in effetti chi pratica questa attività strana lo sa, è proprio così. L'artista dà qualche cosa di prezioso effettivamente al mondo, però per farlo deve trovarsi in uno stato d'animo di non piena soddisfazione. Se no, se è tanto soddisfatto, perché deve creare qualche cosa? Se ne sta per conto suo e finisce così.